La medicina estetica nasce dalla consapevolezza che il mutare delle condizioni di vita non possono ignorare l'importanza dell'equilibrio fisico, ma anche psichico. Infatti, per vivere bene con se stessi e con gli altri, il proprio aspetto diviene importante, per una gratificazione personale, per esigenze professionali e spirituali. Questa disciplina si approccia in diverse fasi: preventiva, educativa, curativa, riabilitativa. Per essere un medico estetico, dopo la laurea in medicina e chirurgia, e superata l'abilitazione alla professione previo superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione all'Ordine dei Medici, bisogna frequentare una scuola di specializzazione post-universitaria. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Quando un paziente sente il bisogno di correggere ed avere supporto e consiglio rispetto alle scelte da compiere, è bene che si rivolga, previa consultazione del medico di medicina generale, ad un medico estetico. Le ragioni maggiori che spingono un paziente a rivolgersi a un medico estetico sono: migliorare il proprio aspetto in termini di elasticità persa e rigenerazione dei tessuti che con l'avanzare dell'età tende a venire meno. Tra questi quindi troviamo la tossina botulinica, il filler e gli ultrasuoni microfocalizzati. Altri di questo genere sono i peeling chimici per accelerare il ringiovanimento cellulare, il rinofiller e la biostimolazione. Risolvere problematiche di adiposità localizzate, ritenzione idrica o idratare in profondità la propria pelle per renderla più giovane. La presenza di danni estetici dovuti ad incidenti fisici precedenti, ma anche eliminare peli superflui, cicatrici o macchie cutanee. Consulenza e mappatura nei: rimozione macchie cutanee, cicatrici o tatuaggi. Consulenza per trapianto di capelli. Consulenza per liposuzione. Rimozione peli definitiva. Acne. I sintomi per cui rivolgersi ad un medico estetico sono dettate da esigenze personali, ed in generale si possono fare maggiormente presenti con l'avanzare verso i 50 anni quando, ad esempio, delle piccole rughe comparsee intorno ai 30-35 anni si faranno maggiormente presenti causa l'assottigliarsi della pelle. Sarà il medico competente a scoraggiare eventualmente trattamenti richiesti non necessari, avendo cura della salute fisica e psicologica del paziente. Stai cercando il medico estetico specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!